Buongiorno, sono Anna Ghezzi della provincia Pavese e siamo qui su 10 Minuti, che è il nostro format su YouTube per raccontare le notizie e le cose che succedono sul territorio della provincia di Pavia in qualche minuto. E siamo qui oggi con il professor Paolo Montagna di fisica dell'Università di Pavia. Buongiorno, grazie di Buongiorno, essere qui. grazie a voi per E l'invito. accompagnato in forze da Simone Restelli, che è un dottorando di fisica, Luca Azzatti, un assegnista di ricerca, e Davide Santostasi, che è un professore al Cairoli di Vigevano di matematica e fisica. Vi chiederete perché questo schieramento di fisici tutti qui, perché in realtà c'è da qualche anno, insomma, poi ci racconterà meglio il professor Montagna, questo progetto che si chiama Physics for Teenagers, che ha in particolare l'obiettivo di avvicinare i ragazzi e le ragazze allo studio della fisica. E volevamo un po' parlarne perché i progetti sono tanti e hanno fatto anche cose molto, molto belle, innovative. E quindi darei la parola al professor Montagna. Va bene, grazie. Beh, è un'occasione per farci un pochino conoscere. Diciamo, io sono un professore del Dipartimento di Fisica, insegno ovviamente agli studenti del corso di laurea, ma da tanti anni mi occupavo anche di divulgazione nelle scuole, soprattutto. Ecco, andavo in giro per le scuole a tenere seminari, piccole lezioni, così. Nel corso degli anni, già da molti anni, noi seguiamo uno stage estivo per gli studenti delle scuole superiori, che tra l'altro sarà tra poco, a giugno, con 50 studenti che vengono da un po' da tutta Italia adesso. Da molti Che anni vengono a Pavia. vengono a Pavia, sì, vengono qui in Dipartimento. Questa esperienza che si è man mano sempre più evoluta, si è ingrandita, si è ampliata. E negli anni mi sono venuti accanto diversi ragazzi che prima erano studenti, poi dottorandi, adesso qualcuno è docente. Ecco, siamo adesso 14 più me, cioè io sono l'unico, diciamo, vecchio, ecco, che tiene un po' le fila del gruppo, e loro invece sono tutti ragazzi appassionati di fisica che o qui in dipartimento oppure nelle scuole dove stanno insegnando, come giovani insegnanti, così, cercano di trasmettere questa passione per la fisica soprattutto agli studenti, ma per esempio anche ai docenti. Ecco, stiamo organizzando diverse cose, adesso magari anche loro vi possono raccontare, insomma, le varie cose in cui siamo impegnati. Per esempio abbiamo partecipato al Festival della Scienza di Genova con un escape room di fisica delle particelle che ha avuto un grande successo, che poi abbiamo portato in giro, e poi adesso abbiamo vinto un Scusi, progetto. io la interrompo, però magari non tutti sono appassionati di giochi e sanno che cos'è un escape room. Chi è che mi Questo lascio dire a vuole? loro perché io non lo Ok, so spiegare. io mi scuso, ogni tanto silenzio qualcuno, ma riattivate il microfono, è solo per una questione di rimbombo, per cui quando parla uno devo silenziare qualcun altro. Spiegatemi cos'è un escape room e in che modo si può insegnare la fisica con un escape room. L'escape room non è altro che una modalità di gioco e anche molto diffusa a livello nazionale, proprio come attività commerciale. È una stanza in cui, in quel caso, le persone che vanno per giocare all'escape room, ce n'è anche una ovviamente a Pavia, vanno, si chiudono in questa stanza e devono risolvere degli indizi per uscire. Ovviamente sono indizi di vario tipo, le escape room sono tematiche, può esserci quella di ambito poliziesco, vabbè, ma questo è il gioco, diciamo, commerciale delle varie escape room presenti in Italia. E la nostra è quella di tema fisica, fisica delle particelle. Quindi la prendiamo molto da lontano, partiamo da Democrito, quindi addirittura dagli antichi greci, per fare tutto un viaggio nella storia dell'umanità fino ad arrivare a quella che è la fisica contemporanea. La cosa bella è fargli vedere come la fisica, il progresso che abbiamo oggi è anche dovuto al frutto di tante ricerche scientifiche in ambito fisico che ci sono state nei secoli. Quindi, appunto, da Democrito, che è un po' come Virgilio guida Dante all'interno dell'inferno e del purgatorio, poi arriva a portare lo studente alla conoscenza di quella che è la fisica moderna. Ma la mia domanda è, può partecipare, cioè, come dire, vabbè, questa è pensata per gli studenti, credo delle superiori, correggetemi se sbaglio. Sì, è giusto. Ok, ma come dire, devono avere delle conoscenze base di fisica per poter partecipare?
Allora, sicuramente meglio, però abbiamo fatto, che penso sia la tua domanda, questo evento anche per la cittadinanza. L'abbiamo portato nei vari collegi, l'abbiamo anche portato, l'abbiamo aperto a tutti. È possibile prenotarsi su Eventbrite per chiunque per poter fare l'escape room. Sono venuti anche diverse persone normali, chiamiamole così, che quindi non sono proprio fisiche, che poi è proprio il nostro obiettivo, quello di divulgare la fisica a tutti, non solo ovviamente agli studenti di fisica o agli studenti di scuola superiore. Se poi mi mandate il link lo metto sotto il video, così almeno se qualcuno è interessato può prenotarsi. Ma Adesso non c'è io. più, adesso non è Vabbè. più, diciamo, Ah, disponibile, giusto, però ok. può essere che la rifaremo, quello Se sicuramente. ci sarà, insomma, comunque Verrà un link in cui riattivata, per spiegate bene cos'è. esempio, verrà Quando è che verrà attivata? probabilmente in occasione della notte dei ricercatori a fine settembre. Ecco, comunque l'idea è quella di avere una proposta allestita che in diverse occasioni possa essere riproposta. L'abbiamo portata anche altrove, l'abbiamo portata ad Abbiategrasso, a Piacenza, in due scuole, e poi a Belluno addirittura. Siamo rimasti quasi una settimana a Belluno, invitati da un liceo, ecco, quindi sono anche occasioni che si sono create grazie a un progetto del Ministero dell'Università che abbiamo vinto l'anno scorso, e che si intitolava proprio Physics for Teenagers, il contagio della fisica. Ecco perché questo titolo, no? Abbiamo giocato sulla parola contagio, no? Proprio dopo la pandemia, il contagio era una cosa negativa per tutti, invece dal nostro punto di vista vuole essere proprio il contagio di una passione, ecco, Ma di una cosa bella. se posso chiedervi, secondo voi che siete fisici e quindi siete ovviamente di parte, però perché è importante che, come dire, se ne parli? Cioè, in che modo la fisica è importante nelle vite di chiunque? Ecco, cioè, perché è anche appunto importante contagiare i ragazzi che magari si appassionino e possano, come dire, contribuire allo studio di questa scienza materia? Chiedo a Questo tutti e due, risponde chi vuole. dai, prego. Posso? Domanda molto difficile e molto importante, perché è un po' tutto il punto, perché si fa divulgazione e perché è importante. E ci sono diverse risposte. Le prime che mi vengono in mente sono che spesso, purtroppo, e credo si sia visto molto negli ultimi anni, c'è una sorta di distacco tra il mondo scientifico e il mondo non scientifico, non del settore, come potremmo dire. E questo distacco viene visto in modo negativo, quasi viene visto come se gli scienziati avessero solo loro la conoscenza e gli altri, il popolo, no, e non hanno diritto di parola. Ecco, questo ovviamente è sbagliatissimo. E quindi l'idea è proprio quella di far capire e farlo capire nel modo più semplice, farlo capire al maggior numero di persone possibile, quello che viene fatto nell'ambito della scienza. Questo vale in generale. Noi ovviamente ci occupiamo di fisica e quindi parliamo di fisica, che però comunque è una delle scienze basi. La fisica è lo studio della natura, quindi insomma la fisica è parte della nostra vita di tutti i giorni. Quindi il punto di partenza è proprio quello, è rendere qualcosa che sembra, e matematica e fisica per tradizione sono considerate anche una tra le materie più difficili. Se uno pensa alle scuole superiori, sono quelle le materie, poi c'è il latino, sono quelle le materie che tendono a essere più ostiche. E quindi l'idea è proprio quella di dire: no, guardate che innanzitutto c'è un motivo se si studiano, e è anche la profondità che c'è dietro a rendere anche delle materie molto molto interessanti, ed è il motivo per cui siamo appassionati e facciamo questo tipo di lavoro. Ma posso chiedere anche al professore Santo Stasi, che insegna nelle superiori, cioè, se effettivamente sono ancora oggi considerate materie ostiche, in che modo magari riesce ad appassionare invece i ragazzi, a far capire che è bella fondamentalmente la fisica? Allora, sì, non smentisco nessun mito, è vero, sono ancora materie abbastanza ostili, e quello che si può fare sicuramente è cercare di fargli capire quanto è importante avere, che poi è quello che diceva il mio collega Zatti, una
metodologia scientifica, una mentalità scientifica, perché è chiaro che è molto importante che loro capiscano quanto ad oggi la fisica, ma anche la stessa matematica, che sembrano essere così lontane, così fredde, poi in verità sono il nostro pane quotidiano. E quindi è importante per loro che vedano l'attualità di quello che fanno, quindi fare sempre dei riferimenti a ciò che davvero si continua oggi a fare con la fisica e con la matematica. Ok, ma prima parlavate di un progetto che è stato finanziato e che, quali sono i prossimi passi? Di che cosa si tratta e che cosa... Ma dunque, il progetto, come ripeto, è stato un finanziamento che è stato dato dal Ministero dal 1 gennaio 2022, finirà tra poco nell'agosto 2023. Più che i prossimi passi vi dico già che cosa abbiamo fatto velocemente. Per esempio, proprio adesso stavate parlando delle implicazioni della fisica nella società, no? Per dire, abbiamo appena fatto un progetto di PCTO con il Liceo Taramelli, sul tema energia e clima, cioè sostanzialmente abbiamo fatto tutto un percorso in cui abbiamo parlato della questione dei cambiamenti climatici, della produzione delle fonti di energia e in particolare dell'energia nucleare, facendo sì che i ragazzi facessero un debate, no, un dibattito sul pro e contro dell'energia nucleare. In questo senso è importante poi la ricaduta sociale, perché insomma in qualunque settore uno viva si troverà a dover fare delle scelte, o come politico, o come amministratore, o come economista, o come in qualunque settore, no? O anche Penso come cittadino, anche come cittadino, banalmente. no? Penso per esempio anche a voi giornalisti, cioè una comunicazione corretta di queste cose è importante. Nessuno deve laurearsi in fisica, ma chiaramente devono sapere cosa fare. Allora, in questo senso, per esempio, l'ultimo evento che abbiamo fatto, che voleva essere idealmente la conclusione di questo progetto, è stata una giornata in Sala dell'Annunciata a Pavia, domenica 14 maggio, sul tema Il contagio della scienza. Lì abbiamo fatto, al pomeriggio, abbiamo invitato tre divulgatori, Luca Perri, che credo molti conoscano anche per Superquark e tante sue diverse attività, Ruggero Rollini e Silvia Cuna Ballero. Avevamo 150 persone in aula, quindi insomma abbiamo avuto un bel successo. Poi la sera abbiamo fatto una tavola rotonda proprio riflettendo insieme sulla divulgazione scientifica, sul senso di questa nostra passione per la comunicazione della scienza. Adesso appunto i prossimi passi saranno lo stage a giugno, dal 13 al 23 giugno avremo qui questi 50 ragazzi di scuole superiori, a luglio faremo un corso insegnanti, anche qua arriveranno insegnanti da diverse città d'Italia, li porteremo per esempio a vedere il CNAO, a vedere il nostro reattore nucleare dell'ENA, li porteremo a fare un'osservazione astronomica in Oltre Po Pavese, così anche gli studenti, sia per studenti che per insegnanti. Cercando appunto di trasmettere le varie applicazioni possibili della fisica. Ecco, questo è un po' il nostro scopo e anche per il futuro certamente vorremmo andare in questa direzione. Tra l'altro siamo entrati recentemente come progetto di Universitiamo, nel senso che appunto il problema dei finanziamenti non nego che esiste, perché per esempio Scusate, per andare. ricordo solo per chi ci ascolta anche dopo, Universitiamo è il portale di crowdfunding dell'Università Esatto. di Pavia. Che cosa significa? Che è un portale internet attraverso cui semplici cittadini, aziende, chiunque può, attraverso delle donazioni piccole, medie o grandi, sostenere e finanziare alcuni progetti, in particolare di ricerca, non solo. Scusi, Esatto. ma non No, tutti lo esatto, sanno. anzi la ringrazio, proprio perché appunto anche qua è chiaro che il nostro non è un progetto di ricerca, non salviamo l'umanità, ma certamente crediamo di contribuire, di dare un piccolo contributo, di aggiungere un tassellino, no, a qualche cosa di buono per le nostre scuole, per i nostri ragazzi. E ovviamente ci servono anche in questo senso un pochino di finanziamenti. In questo momento abbiamo avuto il progetto che però si sta concludendo, vedremo in futuro che cosa succederà.
Va bene, io intanto vi ringrazio sia per quello che fate, perché ad esempio per noi anche giornalisti, per i giornali che tentano di raccontare quello che succede, soprattutto negli ultimi anni, ci siamo anche confrontati con temi, appunto penso anche solo alla pandemia, no? In cui quando ci siamo resi conto che quando viene a mancare un linguaggio comune o un metodo comune, è proprio difficile comunicare, capirsi. Quindi questo lavoro anche di divulgazione, di spiegazione di in che modo, come dire, funziona la scienza, in che modo si opera banalmente a partire dalle basi del metodo scientifico che per prove ed errori, credo che sia molto importante, come dire, per la tenuta poi della comunità in qualche modo. Cioè, perché alla fine, se la scienza è comunque una delle cose su cui si basa la nostra società, in tutte le sue applicazioni, sapere di che cosa stiamo parlando, in che modo ne stiamo parlando, può comunque aiutare. Quindi, intanto vi ringrazio, spero di rivedervi, di avere occasione di magari fare anche qualcos'altro insieme, magari provare a spiegare delle cose, insomma, insieme. Volentieri. E quindi, insomma, io vi ringrazio, siamo andati lunghi, ma 10 minuti ormai so che è solo un titolo perché meno di 15 minuti non riesco a stare. E quindi intanto vi ringrazio e ci sentiamo per le prossime, insomma, per le prossime cose che farete. Va bene, Grazie grazie mille, grazie a voi, grazie a voi. mille. Grazie mille. Arrivederci.